Nel 2010 hai cominciato con la concessionaria, la vendita per due macchine, poi siamo cresciuti, poi siamo arrivati qui in un locale bellissimo con un'inaugurazione bellissima, il lavaggio e mancava l'officina. E l'officina arriva sabato con l'inaugurazione. Ma Emanuele Moscoloni della M Auto non vuole fare solamente un'officina. Ha detto: se io devo fare qualche cosa, devo fare qualcosa che mi distingue dal resto di quello che è la concorrenza. E allora, che cosa sarà questa nuova officina della M Auto? Allora, l'officina della M Auto sarà completamente differente da tutte le altre officine, per svariati motivi. Abbiamo acquistato tutti i macchinari nuovi, quindi abbiamo la ricarica dell'aria condizionata per le macchine un pochettino più vecchie, ma abbiamo anche la ricarica per l'aria condizionata delle macchine di ultima generazione. Abbiamo un macchinario che riesce a pulire i filtri antiparticolati delle macchine, gli iniettori delle macchine e i collettori di aspirazione. Saremo rivenditori delle gomme radar. Saremo rivenditori dell'olio Motul, conosciutissimo olio Motul, però in anteprima qui nella stazione di mio cugino vi dico che avremo un veicolo commerciale che sarà un fiorino, che sarà adibito all'officina esterna, nel senso che il cliente chiama, noi andremo con questo fiorino che sarà attrezzato, cercheremo di fare la riparazione dove la macchina si è fermata, poi se ci riusciamo ci riusciamo, se non ci riusciamo con il nostro carro attrezzi la rimorchieremo e la porteremo nella nostra officina. Quindi cosa fondamentale, avremo un mezzo dedicato per andare a fare i soccorsi stradali in base a dove si ferma la gente. Quindi praticamente con questo fiorino tu vai a controllare lo stato della vettura, perlomeno per rimetterla in moto, per dare il problema. A volte succede che è solamente la batteria che fa fermare la macchina, senza dover portare via il carro attrezzi, 100 euro che costa il carro attrezzi per portare la macchina e dare l'assistenza all'interno dell'officina. Due meccanici, se non vado errato. Penso che sia. Sì, abbiamo. Adesso partiamo con due meccanici, capiamo come va la situazione, anche perché l'aria non è fresca come una volta, è un po' pesante, però noi come M Auto abbiamo sempre detto che nel momento della difficoltà che ci dobbiamo tirare su, e quindi partiamo con due meccanici che hanno grossa esperienza, perché il nostro capo officina ha sulle spalle 25 anni di esperienza, l'altro meccanico ha altrettanti 25 anni di esperienza. Guarda, cosa importantissima, Gian Piero, ti dico questo, noi prima l'avevo soprasseduto, ma monteremo impianti a gas, monteremo impianti a metano, installeremo ganci di traino, quindi è un'officina completa in tutto, perché i nostri meccanici sanno fare di tutto e di più. Avremo anche il servizio gomme, come ti ho detto, quindi monteremo gomme, smonteremo gomme, terremo anche le gomme in deposito se qualcuno ha bisogno, quindi diciamo che ci stiamo attrezzando per diventare una realtà, anche se piccola, nella nostra Gualdo Tadino. Adesso mi viene da chiederti, in un momento dove l'aria non è assolutamente fresca, è pesante, dove anche investire 100 euro diventa un problema, come ti è venuta questa follia di voler aprire l'autofficina? Allora, tu lo sai, ci siamo incontrati tante volte, io sono un folle, però io penso che nei momenti di crisi non bisogna abbattersi, bisogna cercare sempre qualche strada nuova, perché noi vendiamo circa 350-400 macchine all'anno, dove li mandiamo questi 400 clienti se non nella nostra officina? Quindi diciamo che abbiamo creato un indotto, partendo dalla vendita, passiamo al lavaggio, passiamo all'officina. Quindi diciamo che l'M Auto non è una concessionaria assolutamente, è un autosalone, però è un autosalone completo che può dare tutto quello che il cliente desidera. Quindi vendiamo la macchina, gliela laviamo, gliela custodiamo, gliela ripariamo, gli diamo la macchina sostitutiva, gli diamo ogni tipo di possibilità. Quindi penso che in questo momento, anche se è duro, bisogna andare avanti, e bisogna andare avanti solamente con la tecnologia, non ci possiamo fermare come siamo, perché chi si ferma è perduto.